E anche questa puntata è giunta al termine. Vi salutiamo con il consueto appuntamento dell'EUM in due minuti. Oggi con Marco Serri scopriremo il libro Bestiario di Matilde Morrone Mozzi. Da dicembre è disponibile Bestiario di Matilde Morrone Mozzi. Il libro, edito da EUM, ha l'obiettivo di avvicinarsi all'opera di Carl Gustav Jung. Come nasce l'idea di un bestiario? Il bestiario nasce da, intanto nelle aule universitarie, ma dalle aule è ben presto uscito, spinto dal desiderio di farsi complice della materia e del mito e del sogno, pur nel potere che quest'ultimo ha di resisterci prima di ogni interpretazione, prima di ogni spiegazione. Questo bestiario si pone immediatamente su due livelli di lettura. Nella pagina di sinistra noi troviamo citazioni che vengono dall'opera Omnia di Jung. Nella pagina di destra ho raccolto cenni, ma soltanto cenni, dell'immenso materiale derivato dal mito, dalle leggende, dalle culture. E poi c'è una deriva nel paesaggio della psiche e infine si distende nel mondo immaginario del segno grafico di Marta Mazzetani con i suoi bellissimi disegni. Quale significato hanno gli animali nei sogni? Gli animali hanno un significato immenso nella vita dell'uomo. Dice Jung che sono il massimo sistema simbolico della coscienza dell'uomo dal tempo della preistoria. E poi arrivano da lontano nei nostri sogni, portando significati diversi.